Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grullai e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo deck a gran richiesta. Siamo qua con Tauros colpo singolo, mazzo che veramente fa uscire fuori liquami da qualsiasi poro pilifero. Vi invito come sempre a lasciarmi sotto nei commenti un mazzo che ancora non ho fatto e che vorreste vedere, mi raccomando. E ovviamente se siete nuovi iscrivetevi al canale, perché se no, cioè se vi garba iscrivetevi, se no che ci venite a fare a spiare. Oggi parliamo di Tauros Soruat, al contrario, e il suo attacco diciamo principale, quello per cui ho fatto questo deck, è Tovo Fuvioso. Questo attacco infligge 20 danni in più per ogni segnalino danno presente su questo Pokémon. Avendo 130 punti vita, lui ha 130, quindi 120 danni è il massimo che può subire, che sarebbero 240 più 20, 260, proprio maxato. Però ragazzi, riusciremo a fare ancora più danni, perché innanzitutto gli possiamo dare il mantello di Zorro che prende altri 50 punti vita. Poi abbiamo l'aborto Snow che con la sua abilità dice che i nostri Pokémon colpo singolo in gioco hanno 50 punti vita in più. Ok, non posso fare più di una Bamasno alla volta, quindi solo uno. Quindi da 130 più 100, perché mantello più Abamasno, sono 230. Tanta roba per essere un Pokémon da un premio. Per caricarlo, ovviamente lui deve subire dei danni. Possiamo fare Houndoom che gli assegna l'energia e si prende 20 danni. Oppure fare l'attacco riduttore di Tauros, quindi fa 80 e si prende 30 danni. In più la cosa buona di Houndoom è che va ad assegnare le energie colpo singolo, quindi oltre a prendersi 20 danni, questa energia ci permette di fare 20 danni in più. Quindi già di norma andiamo a caricare ulteriormente. Altre energie forti, l'energia potente assegnata ai Pokémon base ci fa fare 20 danni in più. Quindi qua è tutto un più, tutto un più, anche lo schifo che fa questo mazzo in più. Energia blocco debolezza all'evenienza contro i mazzi lotta. Poi cosa c'è in questo mazzo? Snorlax per pescare i primi turni. Poi quando arriviamo a un punto dove ci fanno tanti premi, che magari rimane con 2, 3, un premio solo, gli possiamo sbombardare nel viso la fia di Karen. Durante questo turno gli attacchi dei miei Pokémon colpo singolo infliggeranno 20 danni in più per ogni premio preso dall'avversario. Quindi non solo andremo a calcolare i danni su Tauros, ma anche i premi presi. Diventa ragazzi un'apoteosi di danno, ok? Per far sì che comunque dobbiamo assegnare dei danni, oltre ad Houndoom e alle botte che prendiamo, abbiamo una mano, ovvero il cimitero anti. Quando assegniamo l'energia dalla mano, si prende due segnalini danno, quindi veramente forte. Oppure la possiamo giocare di Spikeville. Pokémon si ritira, metti due segnalini danno. Abbiamo ricorio per pescare, 4 switch, perché non vi ho letto tutto l'attacco. Toro Furioso, dopo che ha fatto tutta quella caterva di danni, mi fa confondere Tauros, quindi è confuso. Però questa confusione ci va a danneggiare? Ni, nel senso, per fare un colpo da 200-300 danni vuol dire che Tauros è praticamente morto. Quindi noi si dà una botta, poi dopo l'avversario ci sputa nel viso e Tauros defunge. Di conseguenza questa confusione ci fa male il giusto. Se invece rimane in vita, perché magari non può attaccare, che ha un Pokémon scarico, non riesce a farci magari neanche 10 danni, noi possiamo sperare di trovare switch o ritirare a mano e dargli tanta energia. Insomma, qualcosa bisogna inventarsi. Sbugbaia, la boss, ricerca accademica, poi energie varie. Bruno molto forte, perché comunque
facendoci un KO a turno abbiamo la possibilità di andarci a pescare fino ad avere 7 carte, il che non ci fa schifo. Una del vigore per andarci a riprendere giustamente le energie colpo singolo. Questo è il mazzo, è semplice, bisogna settare Tauros all'inizio, un paio di Houndour e almeno uno Snover se ci riesce, poi da lì li evolviamo con calma e tempo necessario. Che dire, è il momento di trovarci un avversario. Mi raccomando però, lasciate un mi piace, se no ragazzi sto video fa ca... cioè se questo video vi garba lasciate un mi piace, se sto video vi fa ca lasciatelo uguale per vedere quanto vi fa cacare. Andiamoci a trovare un avversario. Primo avversario di oggi, siamo contro Jozy. Allora, moneta di Chansey. E abbiamo vinto il lancio della moneta. Vuoi iniziare tu? Direi di sì, perché almeno vediamo se riusciamo a settare qualcosa. Ma evidentemente non è così. Non è così. Fortunatamente, diciamo, abbiamo Snorlax, Velox, possiamo assegnare ancora energia. Vediamo lui quanto ci fa pescare e cosa gioca. Non lo so, non mi è dato saperlo. Voglio pescare 3 carte, assolutamente sì. Perfetto. Perfetto un ca... Allora, fermi tutti. Fermi tutti, qui la fazenda si fa seria. Possiamo scartare l'energia colpo singolo, perché tanto le possiamo riprendere. Taurina lo mettiamo, energia, potenza, mantello, e possiamo anche pescare mettendo la stadio. E vai Snorlax, fagliene pescare. Perfetto. Allora, devo un attimo capire dove possiamo arrivare. Blissey ci fa male, ma prima di riuscire a farci poderosi danni un colpo ce lo deve tirare. Una volta che ci ha tirato un colpo, io penso che Tauros possa buttare giù qualsiasi cosa, perché il primo colpo è da 10 più potenzialmente 20, cioè 10 più 30 sono 40. Vediamo se mi riesce a mettere Abomasnow subito, direi molto forte. Blissey V ancora li sta buttando via tutti, o meglio li sta benciando tutti. Ricerca accademica, vediamo se riesce. Ma lui gioca l'energia acqua, non capisco per quale motivo. Dovrebbe essere, penso, un'altra versione. 1, 2 e 3. Non capisco il fatto dell'energia acqua. Va bene, noi diamo un'altra energia, stavolta sempre la potenza. Abomasnow. E praticamente abbiamo Tauros alla massima vita. Switchiamo, si prende i danni e a questo punto posso permettermi di fare un riduttore riduttivo. Sono 120 danni, ci si prende 30. Lui fa 3, 6, 9, 12, 15, 160. Se ho fatto bene i conti, non ho visto energia. 160, 180 se quella è l'energia potenza. Quindi 180 non dovrebbe farci male. Iperpozione. Si scarta due energie. Questo va benissimo perché ci va a fare meno danno. Ma lui non sa che glieli vado a rivogare contro. Lui ha fatto male i conti. A parte che avevo il mantello di Zorro. Vai, assegnali pure. Assegna pure tutto. Tauros, it's your team. Noi si va a fare 340 danni. Ma gliene voglio dare di aggressività proprio. Mi importa una segale. Tovo fuvioso. 380. Allora, ho assegnato perché voglio vedere quanto danno riesco a fare massimo. Voglio proprio bombardarlo di piacere. Oricorio e cimitero antico ci piace. Ora lui cosa deve fare? Ci dà una energia. Cioè assegna una energia. E quindi ci va a fare 40. 40 li reggiamo ancora abbondantemente. Vai, mettigli anche il mantello. Ci fa più di 40, ma non moriamo. Fermi tutti. 60 danni. Se ne assegna tutte. Ok. Io devo trovare il modo di fare switch switch. Allora, innanzitutto questa stadio si leva.
Perché se no mi muore Tauros, gli è un problema. Poi Velox su boss ordine. Ci prendiamo un altro Tauros, perché almeno sono sicuro che dopo qualcosa ci possiamo inventare. E poi devo andare a secco con Dedenne, perché devo trovare una energia o l'evoluzione. Oppure mi basta Switch. Figa, Switch e si gode. Questo gli si mette e poi proprio Tovo Fuvioso. 500 danni. Badom gliene dà secchi Ittoro. Amo normale. Urna del vigore, perfetto. Perfetto. Devo assolutamente trovare Houndoom. Ragazzi, io gli ho tirato delle botte secche a sto Blissey che non ha visto boccia. Energia acqua, si va a segnare 20 danni, giustamente. Iniziamo anche noi a dargli le prime botte. Velox scarta Onion. Esplosione gioiosa, 40 di danno, ci sta, ci sta. Se ne vada a segnare 3, 1, 2 e 3. Tutte energie potenze. Ora, io esco di Snorlax perché voglio vedere cosa esce fuori. Allora, Houndour, ci proviamo. Urna del piacere. Se ne mette altre due e a questo punto faccio Bruno Liegi. Vai Bruno Liegi, daccene 7. Ragazzi, non c'è verso far uscire Houndoom. Io nel frattempo carico a mano. Però, Cristo Dio, Cristo Dio, se uscisse Houndoom gli potevo mettere altri 20. Lui continua a caricarsi e io devo capire dove possiamo colpire. Altri 20, perfetto. Esplosione gioica, 2,20. Ora è un casino uscire di Tauros perché ci fa KO. Altra energia, madonna ragazzi, lui può fare 1000 danni. E io anche. Spero non abbia boss, se ha boss sono rovinato. Mettiamo Mew, per il semplice fatto che glielo vado a regalare dopo. Io continuo a caricare danni così. Se non ha boss, bene. Finisco il turno. Altra energia, perfetto. Il fatto che si metta dei danni a me fa piacere, non capisco. Ah ecco, iperpozione. Sta per dire, che senso ha assegnare ancora per... C'hai sempre KO, attacca, che te ne fotte, che te ne fotte. Scarta tutto di ricerca accademica, gliene pesca come Sanpei, mantello della tenacia e ci fa 280 danni nel muso. Se ne assegna altre, giustamente. E gode. Io metto Mew. Abbiamo Switch. Facciamo così. Non possiamo assegnare danni, ma possiamo comunque caricarlo. Metto Snorlax, mantello a caso, ritirata. E devo pescare. Vediamo se troviamo roba. Ok, mano stragaudente. Stragaudente. Noi attualmente facciamo 80 danni con Tauros. 80 più 2, 4, 6, 140. Dobbiamo arrivare a 300, eh. Dobbiamo arrivare a 300. Facciamo questo di qua. Assegniamo, così sono altri danni. Qui sono più 40. E io ci provo. Diamogli una bella botta. Fermezza di Karen, Toro Furioso, e dovrebbero essere pari pari. Sium, 300 danni. Come gliene dà secche. Ragazzi, sto mazzo fa cacare. Però quando gira, quando troviamo un avversario storto come noi, si gode. Secondo avversario di oggi, siamo contro Invasion. Allora, deck completamente buio, meglio il deck box, testa, incredibile, abbiamo vinto il lancio della moneta e si gode. Vogliamo iniziare noi? Assolutamente sì. Gli lasciamo il primo attacco e ok, partiamo di Snorlax. Fortunatamente abbiamo l'Houndour.
e vediamo cosa ci possiamo inventare. Abbiamo già la stadio, così da poter pescare una carta in più. Niente, se top deckavamo magari Tauros sarebbe stato straforte. Vai, peschiamone. Ok, Tauros c'è. Questo gioca Liepard V, non so assolutamente che roba sia. Questo Zigzagoon, se mettevo Tauros era molto meglio, così quantomeno sicuro mi ittava lui. Comunque, ricerca accademica, si va a cercare sicuramente un base, perché non penso che Liepard sia il suo mazzo. Leva la stadio e mette Eternatus, eccolo lì, infatti me lo immaginavo che fosse qualcosa di buio, di oscuro, un po' come gli orifizi anali. Crobat V viene pesca come Berzebù e gioca Moltres. Ok, io devo ancora provare com'è Eternatus con Moltres. Dicono sia molto forte, però ognuno devo ancora provarlo. A questo punto diamo l'energia blocco debolezza, comunque una gliene diamo. Faccio Bruno perché le carte che ho in mano non le voglio scartare. Mano veramente pessima. Vai Snorlax, droppaci roba. E ci ha droppato, diciamo, del letame. Poi che sia fumante vedremo. Martello. Cioè tu mi fai martello così. Mi fa martello Dio sì. Ora prenderà anche il VMAX e ci sbomba in the face. Ok, io questa partita non la vedo molto buona, eh. Vediamo se ritira, ci fa Mary, ci butta sotto, switch e tre energie. E anche la ricerca accademica. Questo Liepard, ok, ci scarta un oggetto quando viene messo in campo, ma fortunatamente c'è partito. Allora, noi possiamo fare Evo di Roma. Abbiamo Abomasnow e un solo Houndoom. Prendiamo l'Houndoom, che comunque sarà statisticamente più difficile trovarlo, visto che ce n'è uno. Quindi io lo prendo e lo evolvo. Spero vivamente, vivamente, che esca Abomasnow. Energia assegnata. Bruno Liegi, se ne pesca 4. Tauros si mette. Questo si fa e se ne pesca. Vai sotto, vai così, vai Snorlax. Carte di merda. Cioè non c'è verso. Non riesco a trovare le evoluzioni, che comunque sì, non ce n'è tante perché gioco una linea 2-2. Però un po' lo abbiamo girato sto mazzo, non dico tanto. Allora, se ne assegna scambio di energia sull'altro Eternatus, giustamente. E Crobat ancora, lui sta pescando proprio a go go. Blocco oggetti, molto male. Ci va ad annullare quello che è la nostra, cioè la nostra, il nostro più 50. Ci leva il mantello. Finale spaventoso 2,70. Noi non l'avremmo mai retto. Però una botta gliela devo dare. Gliela devo dare. Comunque questo lo metto. Boato si fa paura. Bada e bellezza. Sium. Poi sto pensando di fare Bossaro su un altro Pokémon. Eccolo lì. Su Moltres. Uno perché ritira due. Attacca con tre. E penso che gli sia più difficile attaccare con quel Pokémon. Mi prendo Oricorio. Mossa rischiosissima. Per il semplice fatto che gli regalo due premi. Però devo pescare. Devo pescare come a Pescara. Gliene assegno dietro o davanti. Facciamo dietro. Non faccio abbastanza danni, ma riduco di riduttore. 120. Vediamo se ci riusciamo quantomeno a prendere due premi onesti. Perché ce lo meritiamo. Abbiamo fatto i bravi. Non mi riesce neanche a mettere la stadio, giustamente. Se c'ha switch, buon per lui. Però fa ricerca accademica. Mi piace. Cioè, mi piace. Un par di palle. Però gliene pesca 7. Troverà sicuramente switch. Invece trova martello di rompipalle. Fa croce. Sì. E allora? Quanti ne hai?
Te lo meriti. Ce n'hai un altro? No. Ok. Spinner energetico. Altra energia buio. Vediamo se l'assegna. No. Ci lascia due premi. Sium, baby. Sium. Ci lascia due premi. Mi lascia Bruno in mano. Io posso fare Aundum. Gliene diamo dietro. Così a godimento. Posso fare anche semplicemente il riduttore. Tanto dopo defungo uguale. Però dopo peschiamo 8. Cioè pescata di turno. Ok, Aundum, ma non ho un altro Aundur. Dopo abbiamo pescata di turno. Bruno pesca 7. Oricorio altri 3. Se ci dovesse fare boss su Oricorio, mi va bene perché attacco di Tauros e faccio un attacco veramente forte. Perché facciamo 100, 200, 240. Quindi molti danni. Lui fa ancora ricerca accademica, ma non so se si è accorto, è rimasto con 6 carte nel mazzo. Martello ancora. Cosa mi scarti? Giustamente l'energia potenza. Sbocco oggetti. Veloce ball. E Crobat. Cosa stai cercando? Cioè fa Crobat, ha finito in mazzo. Forse a Mary, ma Mary rimane lì. Non ho veramente capito. Non ho veramente capito. Esco di Snorlax così. Do un'energia su Tauros. Aundum non posso, giustamente le avevo finite, sono idiota come la merda. Gliene rimetto due, quindi ne abbiamo una nei premi. Bruno Liegi, Baston Ciliegi e Abamasno ci esce. Perfetto, anche se un pochino tardi. Ne peschiamo tre, assolutamente sì. Un altro Tauros mi ci vuole. E niente, gli lascio questo premio. Gli lascio questo premio. Lui ha due carte in mano. Quante Mary? Ha fatto 4 Mary. Lui praticamente non ha più modo di rimischiarsi la mano. Quindi io posso anche attaccare di Tauros. Così. Riduttore. Così, completamente a caso. Tanto io in due turni lui non ce la fa a fare 4 premi. Cioè io ho vinto. Mi sento di dire di aver vinto. Solo perché, ecco, boss su Oricorio. Easy. Aspettate, cioè me l'aspettavo. 5.40, sium. Ok. Io, vabbè, lui deve fare due premi. Ma deve, c'ha una sola pescata. A me non me ne frega un ca. Io continuo ad assegnare di Aundum. Voglio fare un attacco veramente potente. Vediamo quanti danni riusciamo a fare così. E con fermezza di Karen. Vai Karen. Sium, 140 per 2. Più altri danni. 320. Cioè io per davvero potevo fare KO questo Eternatus. Cioè proprio per uno sputo. Puh, senza Covid. Allora lui attualmente ha finito il mazzo. Non so cosa vuole fare. Non so se magari c'ha qualche carta nascosta che gli fa rimischiare la mano. No, è finita qua, signori. È finita. Io tipo, bella mossa. Cioè, volendo ti potrei attaccare di Aundur per il meme. Ma per il meme e per rispetto io faccio finito e ce la vinciamo così. Completamente a caso. Troviamoci un altro avversario, vediamo. Questa volta siamo stati molto fortunati. Vediamo se la prossima volta saremo più competitivi. Ragazzi, siamo in win streak da 2. Pazzesco. Troviamoci un terzo avversario. Eccolo qui. Joao Roark. Che ora che ci sto pensando sarebbe tipo Zoroark, ma Joao Roark. Come cacchio ti chiami? Cioè, più compleato. Abbiamo perso il lancio della moneta e questa volta vediamo se iniziamo per secondi. Sì. Iniziamo per secondi. E ok, abbiamo Tauros e Mew. Mettiamo anche Mew. Allora, questo gioca Inteleon. Oddio, che previsione ho trovato. Inteleon. Con cosa lo gioca? C'era Melania. Mi sa Calyrex acqua.
Calyrex e ghiaccia. Allora, ok, sì, la stadio la possiamo mettere. Abbiamo il mantello, si può fare ricerca. O Bruno ci mette la stadio e passa. Ci piace. Allora, ok, mantello. Allora, se do l'energia devo temporeggiare, però potrei scularmi un'energia doppia se faccio magari ricerca. Però non vorrei, non vorrei buttar via troppa roba. Bruno, non c'è uscita la doppia, giustamente, va bene così. Abbiamo una mano fortissima, abbiamo una mano fortissima. Dopo do energia e faccio Bruno e si può già iniziare ad attaccare, eh? Energia su Calyrex e giustamente si prende i 20 danni. Evolve nel VMAX che comunque fa 30 in più per ogni Pokémon più 10 e ci fa Mary. Ma che fai Mary? C'ho due carte, ok che so buone, ma non mi puoi fare Mary. Non mi puoi fare Mary così, ho due carte. Cioè te per davvero mi guardi la mano, mi guardi la mano. Allora, vediamo se riusciamo ad attaccare. Sì, mettiamo il cimitero di Borgo Abugiano. Questo gli se ne dà. Questo, proviamo a pescagnene. Anche se non abbiamo fatto il capo, non ci ha fatto capo, però qualcosa dobbiamo mettere. C'era anche la duplice, ma non ci importa. Vai Tetenne, il soldato tedesco Tetenne. E Houndoom c'è, perfetto, è il limone. Possiamo prenderci anche Aborto Snow, eccolo lì, pronto a darci 50 punti vita in più. Lui c'ha 300 e fa 120 e 120, però deve scartare due energie. Più 30 per ogni Pokémon, quindi sono 3, 6, 9, 12, 150 più 10. In teoria un colpo si regge, però dovrebbe fare 2,40. Non lo so signori, non lo so. Diamo l'energia dietro visto che non ho tanta roba e riduttiamolo. 120 danni, ci prendiamo 30 che fa 160 e quindi ci portiamo in range, perché lui si fa 150 ma è 10 più. Sono idiota, 10 più per lui. Non avevo letto il 10 più, non avevo letto il 10 più, male, male, male. Noi dobbiamo riuscire a fare gli altri 160. Non è facile, non è facile adesso. Crobat, detto lo Sbugbat, se ne pesca. Vediamo se c'ha qualche altro base. Un Sobble. Velox si andrà a prendere un altro cavallo rapido. Eccolo lì, Calyrex, cavaliere glaciale. Maiana, cioè. Ma quando ci saranno i tornei e uno dovrà fare la lista, cioè per esteso io devo scrivere Calyrex cavaliere glaciale, a me veramente mi scende una lacrima sull'inguine. Cosa devo fare? Provare ad attaccare? Provare a fare 160? Proviamoci. Proviamoci. Tentar non nuoce. Io assegno, prendo il danno. Prima però non abbiamo grandi risposte per dopo, perché non ho il mantello, quindi sono obbligato a prenderlo. Uno, butto via boss, tanto qualsiasi cosa lui mi dà deve uscire col cavallo. Ci prendiamo mantello, le energie ci sono, ci prendiamo l'energia potente, perché tanto l'altra l'abbiamo in mano, e a godimento la stadio, giusto per levarla dal mazzo. Poi mantello, ci portiamo a 2,10, ma lui può fare 2,40, quindi mi sa che questa non riusciamo a buttarla giù. Energia di qua, altri 20. Boato, colpo singolo, altri 20, che diventano praticamente 40. Lui c'ha 60 e sono 120 più 2, 4, 6, 160.
Me lo decidi così da dietro. Qui è KO, signori. Qui è KO. Toro furioso. Sbam. 200. 200. Bono di così. Questa non ci serve. Sono tre premi forti. Evo Aroma. Ok. Velox per un altro Taurus. Molto forte. Molto forte. Allora, l'evolve. Vediamo se ci attacca. Farà sicuramente. Infatti. Infatti. Allora, lui adesso ci farà 120 più 120 e ci farà un KO immenso. Timbro reset. Se lo fa, forse ci fa un favore, perché ho una mano che fa pietà proprio a Međugorje. Mamma mia, signori, mamma mia. Allora, vediamo cosa evolve. Inteleon. Ho paura di questi 20 danni. Ho paura. Ho paura. Li mette davanti. Oh signore. Cavalcata dell'imperatore cinese. Sono 130. Non moriamo. Fermi tutti. Devo trovare Switch. Devo trovare Switch. Vai ricerca. Dammi uno Switch. Oh ricerca. Dammi uno Switch. Dammelo. Dammelo. Me ne hai dati due. Io ti faccio una bella mossa, cuoricin, cuoricin, tovo fuvioso. Io ti faccio 500 danni, sium, sium, grande Tauros. Cioè, avevo due Tauros nei premi? Proprio così me lo dici, proprio così. Che giocatore! Signori, io ho sculato come un drago, sono contentissimo. Questo era Tauros, il toro malefico. Fatemi sapere se vi piace come mazzo, sotto in descrizione trovate come sempre la lista. Io vi voglio bene, vi saluto, seguitemi su Instagram riccabrozz e mi raccomando, c'è anche il gruppo Telegram se volete. Vi mando un bacione e che Godenzio sia con voi.